È nata una nuova realtà di volley maschile ad Arezzo, Club Arezzo Volleyball Academy, con il presidente. Allora, come è nata questa nuova squadra che si spera faccia risorgere a grandi livelli volley maschile? È nata 2 anni fa tra amici, chi insomma segue la pallavolo ci ha visto in questi 2 anni sotto il nome di IUS. Abbiamo portato avanti insomma prima il campionato di D, poi quello di C. Ora abbiamo deciso di fare proprio tutto da soli, quindi abbiamo preso questo rischio di fondare proprio un nuovo club che è maschile, quindi chiaramente va a differenziarsi dalla IUS, che è una società storica femminile. Noi siamo solamente maschile e sicuramente quest'anno, ecco, partiremo con campionati sia adulti, quindi sia prime squadre, che giovanili, che è un po' il motivo principale che ci ha convinto a metterci in proprio, perché era quello che volevamo, comunque fare una scuola di pallavolo. Quindi ecco, da queste esigenze è nato proprio il fatto di mettersi in proprio, e adesso siamo nati ufficialmente, stiamo in questi giorni proprio completando tutte le operazioni per iscriverci ai campionati e tutto, un po' di volley mercato e insomma, e poi vediamo cosa succede nelle prossime settimane. Quindi è un progetto insomma anche ambizioso, no? Perché non solo prima squadra. Sì, sicuramente basato, proprio rivolto al futuro, quindi crediamo che l'unico modo per fare pallavolo un progetto insomma che duri nel tempo sia quello di ripartire dalle giovanili. È ambizioso perché comunque abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori buoni che possano portare comunque anche in alto le prime squadre, quindi diciamo è un mix di giovani e meno giovani, con i quali crediamo di poter fare insomma in ambe le direzioni buone cose. Che campionato andrete a disputare con la prima squadra? So che ancora c'è incertezza. Non è ufficiale, quindi finché non è ufficiale non diciamo niente. Comunque l'anno scorso eravamo in C e in D, quindi comunque si parla di queste categorie qua. Non andiamo né sopra né sotto, ecco. Quelle sono le categorie che possiamo fare al momento. Immagino amici, quindi vi lega questo anche, oltre alla passione per il ball. Sì, diciamo che tutto il nostro team è under 35, quindi siamo tutti abbastanza giovani e ci conosciamo ormai da più di 15 anni che svolgiamo questa attività da giocatori, e negli ultimi 2 anni anche insomma a livello dirigenziale.